Per quello che riguarda la sanità, ad esempio, che è la prima delle mie responsabilità, i numeri sembrano indicare una crescita, quindi si cerca di fare polemica su tutto, ma il dato di fatto è che sono 3 miliardi circa quest'anno, altrettanto nel 2026, quindi già stanziati in questa finanziaria, quindi una crescita di 6 miliardi in 2 anni è una cosa che non si è mai vista nella storia, cioè queste cose vanno anche raccontate. E quindi bisogna... Bastano? Basteranno per aiutare la sanità pubblica delle regioni, di questa regione, in generale? Io le faccio, cioè, voglio essere un po' provocatorio, perché ogni volta bastano. Basta, cioè, voglio dire, se ci fossero risorse per tutto avremmo già sconfitto la povertà nel nostro paese. Ieri è uscito un indicatore che purtroppo i poveri crescono, è ovvio che noi dobbiamo favorire l'economia. E noi ogni anno, non solo un governo oggi guidato dalla Presidente Meloni, ma anche in passato gli altri governi hanno dovuto fare i conti con quelle che sono le risorse realmente a disposizione. E le risorse realmente a disposizione a me sembrano bene allocate, perché riguardano il taglio del cuneo fiscale, riguardano le famiglie, riguarda tutta una serie di settori che hanno bisogno di essere sostenuti.